Ora cambiamo argomento. In chiusura il cinema. Tra i film che sono stati visti al Ferrara Film Fest, che si è appena concluso, c'è anche Songbird, che mette in scena una Los Angeles del futuro prossimo alle prese con le varianti del Covid. Seguiamo su questo Stefano Masi, poi ci fermiamo per una breve pausa. Un variopinto mix di cinema d'autore, film di genere e documentari sociali è la ricetta della sesta edizione del Ferrara Film Festival. Inquietante il filmone d'apertura Songbird, prodotto dal creatore di Armageddon Michael Bay, specialista in apocalissi hollywoodiane. Lui ci porta al 2024, in una Los Angeles travolta dalle mutazioni del Covid, ormai ribattezzato Covid-23. I malati in campi di concentramento chiamati Q-Zone, dove uno su due muore. Per le strade la legge marziale e i vigilantes armati che controllano il lockdown. Nel cast anche Demi Moore. Arriva dall'Ucraina uno strano racconto che sarebbe piaciuto a Tim Burton, Io lavoro al cimitero, del talento Oleksiy Taranenko. Il suo film, colto e raffinato, ci conduce tra i fantasmi della mente di un architetto che si è ridotto a preparare lapidi e monumenti funerari. Per gli amanti dell'action, The Runner, crime metropolitano a base di narcotraffico. La shooting star Édouard Philipponat, uno degli ospiti del festival ferrarese, è l'adolescente tormentato costretto a fare l'informatore per la polizia. Curioso il fatto che il detective con le mani sporche sia il figlio di Michael Douglas, Cameron Douglas, uno che nella vita vera è stato più volte arrestato e condannato per traffico di droga. Say it. Allons.